Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buonasera dalla redazione, quarto appuntamento con l'informazione di oggi, sabato 29 novembre. Egitto, in apertura, l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak è stato prosciolto alle accuse che lo indicavano responsabile della morte di 239 manifestanti durante la rivolta del 2011 che portò alle sue dimissioni. Non sarà quindi né condannato né assolto perché non doveva essere processato. Lo ha stabilito il giudice della Corte d'Assise del Cairo. Assolti invece per la stessa vicenda l'ex ministro dell'Interno e sei suoi assistenti. L'ex presidente è stato inoltre assolto dalle accuse di corruzione in un caso di vendita di gas ad Israele e per tangenti. Resta comunque in prigione perché è condannato a 3 anni per sottrazione di fondi pubblici destinati ai restauri del palazzo presidenziale. Dal Cairo è arrivato il commento dell'ex presidente: finalmente il verdetto ha provato che non ho commesso reati, me l'aspettavo, avevo fiducia in Dio e nella mia innocenza, non ho mai dato l'ordine di uccidere i manifestanti, assolutamente no. Parole di Mubarak, che ha parlato al telefono con la TV semigovernativa Sabal Balad dalla sua stanza d'ospedale. La lotta all'ISIS, a quanto rivelato dalla CNN, ci sarebbe un piano della coalizione a guida statunitense per la liberazione della città irachena di Mosul sotto il controllo dei jihadisti. Il piano rivelato dalla TV americana prevede l'utilizzo di truppe irachene peshmerga curdi e potrebbe scattare già a gennaio. La CNN ha citato in forma anonima un funzionario americano secondo il quale l'azione sarebbe comunque subordinata alle condizioni sul campo. Se verrà dato l'ok finale, le forze aeree della coalizione daranno sostegno alle truppe irachene e curde a terra. Nigeria, il presidente Goodluck Jonathan ha condannato il triplice attentato che ieri ha fatto oltre 120 vittime alla grande moschea di Kano nel nord del paese. Il presidente ha rivolto un appello ai nigeriani a restare uniti contro un nemico comune, assicurando che il governo continuerà a prendere ogni misura necessaria per mettere fine alle azioni riprovevoli compiute da gruppi o persone coinvolte in attentati terroristici. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 17:30. Vi auguro una buona serata.